Vediamo come possiamo utilizzare i feeds per seguire gli aggiornamenti dei siti che ci interessano. Facciamo partire Internet Explorer 7, che è appunto il sistema di browser che utilizzeremo per questa lezione. Ecco, abbiamo caricato Internet Explorer 7, adesso carichiamo un sito che sicuramente contiene dei feeds. In questo caso useremo uno dei miei siti www.ir3ip.net/i0gif. Aspettiamo che venga caricato interamente. Eccolo qua. Possiamo accorgerci della presenza di feeds in due modi. O tramite questa iconcina che diviene più brillante, cliccando alla sua destra vediamo la presenza del feed, oppure molto più sicuramente, in quanto per visualizzare questa iconcina è necessario che nel campo id ci sia un apposito comando, per cui ci sono siti che non mettono questo comando e questa iconcina non viene visualizzata, ma in realtà sono presenti dei feeds. Andiamo a cercare all'interno del sito un'iconcina di questo tipo, dove è scritto RSS oppure feeds. I feeds possiamo considerarli come l'evoluzione del sistema utilizzato per diffondere notizie via email. Questo sistema adesso è abbastanza superato per il fatto che comunque produceva un grande traffico di email. Adesso clicchiamo su questa sull'iconcina RSS oppure feeds. Vedete, si sta caricando il feed. Ecco, aspettiamo. Andiamo a vedere. Ecco qua, questo è il contenuto dei feed del sito i0GF Web Site. Per poterlo utilizzare, ecco, scorriamo un attimo il contenuto. Vedete? Questo è un feed di tipo grafico. Comunque basta cliccare su sottoscrizione al feed, possiamo confermare il nome, possiamo aggiungere delle nuove cartelle oppure utilizzare questa già esistente denominata feed, nuove cartelle come per esempio internet oppure programmi oppure come volete, insomma a secondo del tipo di sito che volete controllare. Comunque a questo punto sottoscrivi. Ecco qua, sottoscrizione dei feed completata. Il gioco è fatto. Chiudiamo questa e ritorniamo alla situazione di partenza. Vedete? A questo punto quello che è cambiato è, lo possiamo verificare guardando su visualizza, barra di Explorer, feed. Vedete? È stata creata una colonna nella quale sono contenuti, oltre ai normali preferiti, eccetera, anche questo campo feed. Cliccando, ecco qua. E il gioco è fatto.